nel contesto di commiato, a poche ore dalla sua dipartita da questo mondo, Gesù in un'atmosfera intima rivela ai suoi le realtà eterne. E secondo il significato proprio etimologico di rivelare, cioè di togliere il velo, mostra a loro, li fa entrare in una dimensione di contemplazione di Dio. E questo è veramente un momento particolare di intimità che noi sentiamo dalle parole direttamente dal Vangelo di Giovanni al capitolo 16, versetti dal 12 al 15. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Qui, in queste poche parole, abbiamo Gesù che parla. Abbiamo Dio che entra nel discorso, Dio Padre, menzionato da Gesù, e un altro personaggio, lo Spirito Santo. Abbiamo questo mistero di Dio uno e trino nello stesso tempo. E nel Nuovo Testamento abbiamo diversi eventi in cui questa Trinità, queste tre persone, compaiono. Ricordiamo per esempio il battesimo di Gesù sul fiume Giordano, quando troviamo Gesù, una voce fuori campo che dice tu sei mio figlio, cioè il Padre, e lo Spirito Santo in forma corporea che scende su Gesù. Abbiamo poi alla fine dei Vangeli, quando c'è il mandato, il grande mandato, andate in tutto il mondo a tutte le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il Nuovo Testamento questo concetto di Dio uno e trino lo troviamo, ma voi sapete che il rapporto tra la nuova alleanza e l'antica o prima alleanza, come dice Sant'Agostino, il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico Testamento e l'Antico Testamento è svelato nel Nuovo Testamento. Questo è il rapporto tra le due alleanze. E abbiamo dei interessanti versetti della Bibbia, fin dai primi versetti della Genesi, che è il primo libro della Bibbia, in cui appare questa, diciamo così, questo plurale. Per esempio la parola stessa Dio in ebraico Elohim, tutte le fonali in im sono plurale. Oppure abbiamo proprio in fase di creazione Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine, questa prima persona plurale, facciamo, nasce l'uomo a nostra immagine. Oppure il Signore Dio disse ecco l'uomo è diventato come uno di noi. Allora questo plurale che viene ogni tanto scaturisce o come dice il profeta Isaia stesso, chi manderò, singolare, chi andrà per noi? Questo rapporto tra l'uno e il plurale, il tre, in questo caso per noi nella chiave trinitaria. Abbiamo questi richiami nell'Antico Testamento, fin dalle prime pagine della Bibbia, questo filo rosso che unisce fin dalla creazione fino alla fine al libro della Rivelazione questo mistero di Dio, questo suo essere uno e trino. Questo è meraviglioso perché è una unica rivelazione e più che voler capire siamo chiamati a contemplare e a entrare, a prendere parte di questo mistero d'amore, perché in definitiva la Trinità è un mistero d'amore, è un rapporto di amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo al quale noi siamo chiamati a prendere parte. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 13, versetto 13, scrive proprio così lo Spirito attraverso l'Apostolo Paolo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la coinonia dello Spirito Santo sia con tutti voi. La coinonia, il significato di questa parola qui è prender parte. E questo è lo Spirito Santo che ci fa prendere parte, che ci fa veramente essere parte della famiglia divina. Siamo, come dice la Scrittura, familiari di Dio. Questo è il grande augurio
in questo giorno che ricordiamo questo mistero, non solo di contemplarlo da fuori, ma di lasciarci coinvolgere sotto la grazia dello Spirito Santo e di far parte di questa famiglia divina. Non sei solo, sei parte della famiglia divina. Sei veramente prezioso agli occhi di questo Dio meraviglioso che è amore e che è uno in tre persone, uguali e distinte. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.